Non siamo a scuola, ma siamo al Teatro Erba, perché oggi cosa c'è di bello, Luciano, qua sul palco? Sul palco c'è la classe quinta A del Liceo Germana Erba, che questa sera sarà in scena su questo palco con Il sogno di una notte di mezza estate. E visto la bellissima voce di Luciano, approfittiamo per fare il riassunto tipo Bignami della storia. Un Bignamino. Ma sì, Il sogno lo conoscono tutti. Il sogno è un'opera straordinaria ed è un dramma sull'amore o sulla mancanza di amore. Ci sono due coppie di innamorati, Ermia e Lisandro. Alziamo la mano, Ermia e Lisandro. Ermia e Lisandro, okay. E Demetrio e Elena, che in realtà non sono più innamorati, o meglio, Demetrio non vuole più Elena, Elena continua a volere Demetrio. Da qui inizia la vicenda, per cui abbiamo il papà di Ermia che non vuole che Ermia sposi Lisandro, poverino, bensì Demetrio, altrimenti la legge di Atene dice che la povera Ermia o va a morte o va a vivere in clausura. E sembra giusto ed equo, naturalmente, certo, come questi anni uguale. E allora da qui abbiamo l'inizio della vicenda, perché il fidanzato Lisandro dice a Erma: scappiamo, facciamo una fuitina, scappiamo lontano da Atene e così ci andiamo nel bosco, ci vediamo là. Elena, per poter rivedere il suo Demetrio, gli dice che appunto Ermia sta scappando, e finiscono tutti nel bosco. Il bosco è questo posto che è abitato da queste creature fantastiche, no? Allora abbiamo il mondo delle fate, Oberon, Puck, Titania, no? Che a loro volta la regina e il re delle fate sono in lite, e per colpa loro tutto il mondo è nel disordine. E in questo bosco ci sono poi anche un terzo gruppo di attori, che sono gli artigiani, cioè sono, alzate pure le mani, gli artigiani sono dei popolani, della gente, del popolo che lavora non tanto con l'intelletto quanto con le mani, sono artigiani, e che però per la prima volta sforzano le loro menti, no, per poter mettere in scena un dramma, una commedia, un dramma da dedicare alle nozze dell'ultima coppia che non ho citato, e cioè di Tesio e di Ippolita, che sono il duca, cioè, e la duchessa. È uno spettacolo facile, facile, corto. Ma è molto più semplice poi. Perché litigano tutti. Perché sì, l'amore si quando litiga, c'è, fa impazzire, e quando non c'è, altrettanto. E quindi stanno provando questa commedia da dedicare per lo sposalizio di Tesio e Ippolita, no? Qualche certo giorno dopo. La bellezza è che l'amore veramente domina tutto, perché gli artigiani, nella loro semplicità, genuinità, non hanno mai recitato, no? Ma scoprono il mondo dell'immaginazione, della fantasia, con amore, con ingenuità, come dei bambini, e provano, e diventano comicissimi, ovviamente. Ma quanto è stato difficile, visto che noi stiamo scherzando, uno spettacolo molto complesso, quanto è stato difficile, ragazzi, prepararvi per questo spettacolo, e quanto è stato duro il professore Carazzo? Rispondete voi. Allora, chi mi dice quando è stato difficile prepararsi per questo spettacolo? Chi mi alza la mano? Vai, quanto è stato difficile, guarda naturalmente di là, così lo racconti anche a chi ci vede da casa, quanto è stato difficile prepararti per questo spettacolo? Da 1 a 10? Vai. 11. Quanto è stato buono il professor Caratto? Da 1 a 10? Devi dire la verità? Zero. Zero. No, è stato molto buono. Sì, eh? Sì, chiaramente quando uno sbagliava e c'era da rimproverare, chiaramente arrivava la rimproverata. Certo. Però certo, quando invece si fa bene... Arriva il complimento? No. Ma lo fa, allora, Luciano lo fa per voi, se no vi abituate troppo bene. Quando avrete terminato la scuola e fare i vostri casting, sai quanti no ricevete? Quindi lui vi tempra, ragazzi, è solo quello il trucco, capito? Ma ecco, quanti rifarebbero lo spettacolo con Luciano? Mani alzate? Ma tutti. Allora, la famiglia non si fa. Ecco, preparando lo spettacolo, chi è stato il più ritardatario alle prove? Cioè, ovviamente, ma non per colpa sua, per no, il pullman. Sì. Chi è invece quello che aveva meno voglia? David. No. Ma quello invece?
invece che si è impegnato di più? Luciano, dimmelo tu invece, chi si è impegnato di più? Oh, ma questo è veramente difficile, no, ma sul serio, sono contento, sì? Sono stati molto, molto bravi, puntuali e bravi nel prepararsi, nel senso che noi l'abbiamo montato, iniziato a lavorarci prima dell'estate, poi a settembre l'abbiamo chiuso, e quindi nonostante le vacanze tutti quanti sono arrivati con tutto perfettamente preparato. E il primo spettacolo, una ragazza mi deve rispondere, il primo spettacolo che avete preparato così impegnativo da quando siete a scuola? Vai, più Jessica. Difficile? Chi mi risponde? Vai Jessica. Jessica. Secondo te è stato il più complicato da preparare da quando siete a scuola? Diciamo di sì. Qual è la cosa più difficile che hai trovato? Per esempio, nella mia parte, quando facevo cadere il foglio, non mi veniva tutto. Dettagli? Importanti. Mi sento. È vero. Somatizza. La parte emotiva più complicata di determinate scene, giusto che ognuno ci abbia su. Abbiamo fatto questa chiacchierata un po' strana così per presentarvi, naturalmente loro sono gli alunni del liceo Germana Erba, bravissimi, chi stasera sarà qui al Teatro Erba lo potrà vedere, ma sicuramente farete poi penso a Luciano altre repliche in futuro. Lo speriamo. Ci auguriamo, quindi potrete. Dipende da loro. Ecco, però lo scopo era presentarvi e così fare un in bocca al lupo a questi meravigliosi ragazzi, soprattutto al loro talento. Quindi in bocca al lupo per stasera, ragazzi. Crepi. Grazie. Crepi. Grazie. Crepi.